siamo felicissimi di tornare a Cesarea. Stavamo proprio ricordando il fatto che queste attività di anniversario hanno avuto inizio addirittura nel 2008 qui a Cesarea. I personaggi che ritroviamo, perché sicuramente Francesco Alonso è già presente, Giuseppe Gentilà, e soprattutto Gigi Borghi e l'amministrazione di Cesarea che da allora ha sempre continuato questo impegno. Buonasera, intanto buonasera a tutti voi, vi conosco, intanto sono dei nostri interlocutori, conosco bene il professor Dirigenti perché è da anni che vedevo accompagnare il professor Reale, che era il punto di riferimento straordinario dell'università, e oggi lui è il punto di riferimento di questo ritorno importante a Cesana della facoltà di filosofia e di Cesana. Interessante, tra l'altro su un tema così intrigante come quello di questa sera. Tenevo insieme all'assessore del Boldrini di Cesana portare un saluto e riaffermare il valore di un progetto che mette insieme 12 comuni e anche il centro di cultura europeo di Palazzo Rosi Borromeo, che è questo progetto nato qualche anno fa, che ha proprio il compito di favorire la presenza, la proposta culturale, ma anche lo sviluppo delle iniziative collegate all'attività educativa dell'università e anche quelle promosse in qualità dalle stesse amministrazioni comunali. Quindi 12 comuni partecipano a questo progetto, vi partecipa anche il Centro di Cultura Europea e abbiamo con il tempo a questa parte, appunto questa parte in senso fondamentale con il professore, con la speranza di tutti i suoi collaboratori. Questa continuità ha portato anche a creare un radicamento, una condizione per la quale questo appuntamento è diventato in parte anche classico, ma anche ci dà la possibilità di poter pensare, di poterlo sviluppare, di poter creare sempre di più occasioni di crescita, di partecipazione e appunto di l'occasione di promuovere quelle che sono le occasioni di contatto con i nostri professori che si sono la facoltà di Cesana e la facoltà di tante, tante altre università. Quindi un benvenuto, stiamo già lavorando anche all'applicatore del tempo che è l'altro classico, l'avevo seguito anche come presidente della provincia di Montebianca, anche questo sarà un altro contributo importante. Questi contributi ci aiuteranno a crescere, ci aiuteranno a vivere meglio sul nostro territorio e a creare un po' diciamo così il fondamento della nostra. Grazie a tutti e buona serata. Di nuovo grazie a Gigi Borghi. Ricordiamo appunto che questa serata in particolare, come già accennava Gigi Borghi, non soltanto si avvale del patrocinio del Comune di Cesana Badello, ma anche del Centro Culturale Europeo, Palazzo Varese Borromeo di Cesana Badello e dell'Università Vita Salute San Raffaele, che ugualmente patrocina queste serate e la nostra assegna. Due dei nostri ospiti di questa sera, cioè il professor Girgenti e il professor Valdussa, insegnano all'Università Vita Salute San Raffaele, che adesso ha portato la sede di facoltà di filosofia qui a Cesana Badello. Il professor Valdussa, seduto accanto a me, insegna filosofia teoretica, il professor Girgenti, nella mia vita del tavolo, invece, insegna filosofia, storia della filosofia antica. E abbiamo invece il piacere di ospitare questa sera anche il professor Maurizio Fiori, che consentitemi di dire sicuramente uno dei più importanti esperti del pensiero di Platone e del pensiero antico in generale. Quindi ci aspetta sicuramente una serata molto interessante e lascio immediatamente la parola ai nostri collaboratori. Grazie. Allora prendo io la parola per primo per un motivo
strettamente cronologico. Si sente? Allora, ditemi voi. Più vicino. Ditemi voi se si sente oppure se devo metterlo proprio in bocca. Ecco, così, così si sente meglio. Allora, proprio deve essere quasi dentro la bocca il microfono. Allora, prendo io per primo la parola per un motivo strettamente cronologico nella scansione degli interventi di questa sera, perché il tema generale, come avete visto, è la cosmologia, cioè le visioni del cosmo all'interno del titolo generale, le stelle e le altre cose belle. E quindi ci siamo un po' divisi il compito, io parlerò della visione del cosmo più arcaica, all'inizio della letteratura e della poesia cosmologica greca, in particolare in Esiodo, ma soprattutto nelle interpretazioni filosofiche di Esiodo pre-platoniche. Il professor Maurizio Migliori parlerà di Platone, della grande cosmologia o cosmogonia del Timeo, e invece il professor Francesco Varagussa parlerà della modernità, penso anche passando per la visione dantesca del cosmo, per onorare appunto il grande poeta di cui ricorre il settecentenario della morte. E allora, io dovrei parlare del cosmo, ma in realtà parlerò del caos, non del cosmo, perché nella teogonia di Esiodo il principio primo, almeno apparentemente, stando al testo dell'opera poetica, della teogonia, che è anche una cosmogonia, ci dice proprio così al verso 116. Il poema, che è uno il più antico, insieme a Omero, o Esiodo, il primo grande poeta della Grecia, dell'VIII secolo avanti Cristo, è uno dei pilastri della cultura ellenica e quindi della cultura occidentale. Ebbene, al verso 116, dopo l'ispirazione delle muse, il poeta riceve l'ispirazione delle muse per poter parlare degli dèi, per poter parlare dell'origine degli dèi e quindi anche dell'origine del cosmo. Il titolo Teogonia significa generazione degli dèi, ma che è anche una cosmogonia, cioè una generazione del cosmo, perché la nascita degli dèi, del pantheon ellenico, accompagna la strutturazione del cosmo. E appunto, dopo l'ispirazione delle muse, troviamo questa frase che dico in greco, protista chaos geneto, primissimo protista, o in principio si potrebbe anche dire, fu, oppure si generò, egeneto, il caos. Un termine che noi, diciamo, consideriamo parte anche del nostro linguaggio. Il caos, c'è anche una teoria del caos attuale. Ma che, se andiamo a vedere in Grecia, nel linguaggio greco arcaico, nel significato, non è esattamente corrispondente all'idea che abbiamo noi di caos, inteso come disordine, lo dico in maniera molto rozza. Perché la parola caos, il termine caos, è collegato al verbo kaomai, che significa aprire. Per cui caos di per sé, etimologicamente, dovrebbe significare apertura, un'apertura. Il verbo kaomai, per esempio, si usa nelle favole di Esopo per indicare il lupo che apre le fauci. Cioè, quando apre le fauci, appunto, è quell'apertura con quel verbo lì. E un'altra parola simile a caos, che è chasma, che pure ricorre in Esiodo, sempre nella Teogonia, indica la voragine, cioè l'abisso, cioè l'apertura, quando nella terra si apre una fenditura e quindi un abisso, una voragine in cui si può cadere. Per cui il senso originario di caos è questo di un'apertura originaria. Qualcosa che si apre, che cos'è ovviamente che si apre originariamente? È lo spazio. Ciò che si apre è come, immaginatevi un teatro al buio, si apre il sipario e appare qualcosa. Cioè l'idea esiodea del caos è questo, un'apertura originaria. Inizia, il tutto inizia con un'apertura, si apre il sipario.
tanto che in maniera un po' provocatoria uno dei recenti traduttori della Teogonia di Esiodo, che forse tu conosci, Cesare Castammagnago, eravate forse colleghi, uno degli allievi di Reale antichi, Maurizio, non te lo ricordo, comunque traduce, anziché tradurre in principio fu il caos, traduce si aprì lo spazio, cioè proprio per dare questo senso qui, e si aprì lo spazio. Prima non c'era lo spazio, si aprì lo spazio originario che si apre, come luogo in cui può apparire qualcosa. Tanto che in alcune teogonie parallele alla teogonia di Esiodo, le teogonie orfiche, la prima apparizione è appunto fanes, che significa qualcosa che appare, fanes, che appare nello spazio. Ma se noi stiamo a Esiodo, questo spazio che appare, questo spazio che si apre, viene immediatamente caratterizzato dall'oscurità, perché insieme a questa apertura ciò che c'è insieme al caos, in principio fu il caos, e insieme a lui l'erebo e la notte. Erebo e notte, erebo è maschile, notte è femminile. Entrambi i termini, erebo e notte, hanno a che fare con l'oscurità, con il buio. La notte però è una oscurità sottile, pura. Invece l'erebo è una oscurità densa, corposa, diciamo, quasi una materia oscura. Per cui lo spazio si apre e insieme a lui c'è l'oscurità, un'oscurità che già è divisa, potremmo dire, in un principio maschile e un principio femminile, in senso ovviamente metasessuale, che sono la sottigliezza e la densità. E da qui la terra, insieme all'erebo e la notte, la terra dall'ampio seno, Gaia. Gaia, la terra, che è la prima dea, potremmo dire così, se la vogliamo chiamare dea, comunque la madre di tutto, che però è oscura, densa, tenebrosa in questo spazio. Per cui la prima cosmogonia esiodea ha queste caratteristiche di un'apertura originaria, di una oscurità originaria, di una densità oscura originaria, che però immediatamente ognuna di esse genera il proprio contrario. E quindi qual è il contrario della notte? Il contrario di nux è emera, il giorno. Il giorno nasce come contrario della notte. Qual è il contrario della materia densa e oscura, cioè dell'erebo? È l'etere. E allora l'etere, materia luminosa, che poi sarà la materia di cui sono costituite le stelle, nasce per opposizione all'erebo. Quindi da notte, giorno, da erebo, etere. E così da Gaia, dalla terra, nasce il cielo, Urano, Uranos. Uranos che etimologicamente ha a che fare con oraton, cioè ciò che è visibile, perché nell'oscurità tutto è invisibile, tutto è aoraton, ma nel momento in cui c'è la materia luminosa, c'è il giorno, ecco che anche il cielo, che è figlio della terra, è visibile, un cielo visibile, Uranos, oraton. Quindi tutti quei contrari che da Eraclito in poi siamo abituati a sentire in senso filosofico, già in Esiodo compaiono, certo con un timbro mitologico, teogonico, per cui Urano e Gea, il cielo e la terra, poi generano i titani, Crono, Rea e poi gli dei, Zeus, però è un timbro teogonico già fortemente cosmogonico, cosmologico. Una piccola curiosità dal punto di vista etimologico: in greco Uranos, il cielo, è oratone, ciò che è visibile, ciò che rientra nella sfera del visibile.
del fenomeno, di ciò che appare. Nella etimologia latina c'è lum, c'è lato, invece è il contrario. Cielo è ciò che è invisibile, perché è oltre ciò che è visibile. C'è già un timbro, se vogliamo, platonico e poi dopo cristiano nell'etimo di celum, mentre nell'etimo greco di Uranos c'è la visibilità, ciò che si vede. E allora, se noi stiamo a terra e cielo in Esiodo, abbiamo già in qualche modo il codice della cosmogonia greca, latina e poi occidentale, almeno fino alla rivoluzione astronomica, di una cosmogonia essenzialmente a due sfere. Una sfera interna, che è appunto la Terra, Gaia, da cui, diciamo, promana come filiazione una sfera esterna che racchiude tutto, che è appunto Uranos, il cielo. Cielo e terra. E poi, dall'accoppiamento di cielo e terra, inizia la generazione degli dèi. Ma non è di questo che voglio parlare. Voglio rimanere, anche perché il tempo che ci siamo dati è veramente molto, molto breve, voglio rimanere alle possibili letture di questo caos. Di questo caos, principio di tutto, almeno protista e geneto, che fu generato per primo, che si generò per primo, che fu per primo. Che cos'è questo caos? Come lo possiamo immaginare? Solo come spazio infinito? Solo come spazio infinito che poi in qualche modo trova la sua finitezza nel cielo, nel cielo che chiude tutto il cosmo? Oppure se ne possono dare altre letture? Allora io citerò qualche interpretazione filosofica della teogonia di Esiodo in chiave di filosofia della natura, di filosofia cosmologica, rifacendomi a quegli autori molto antichi che si considerano già filosofi, che sono considerati già filosofi e non solo poeti. Sono quegli autori molto antichi che nella raccolta dei presocratici del Diels Kranz vengono collocati addirittura prima di Talete. Talete è il numero 10 nella raccolta dei presocratici, dei forsocratici. Ma prima ce ne sono altri 9, ma sono ben di più perché il 9 sono i 7 sapienti, per cui bisogna moltiplicarli per 7, tra i quali alcuni di essi vengono appunto catalogati come i primi poeti cosmogonici, cosmologici. Certamente c'è Esiodo, ma poi ci sono gli interpreti allegorici di Esiodo, Ferecide, soprattutto Acusilao di Argo, che dalle poche testimonianze che abbiamo trascrisse in prosa il poema teogonico di Esiodo, dandone una lettura cosmologica. Una lettura cosmologica che probabilmente è alla radice della filosofia della natura ionica. Il caos di Esiodo, secondo questa lettura allegorica, andrebbe a identificarsi con l'Apeiron di Anassimandro, appunto uno dei più antichi filosofi ionici della natura, dove apeiron significa infinito, illimitato, indeterminato, cioè qualcosa che è sì spazio infinito, ma anche materia illimitata e indeterminata. Per cui questa apertura del caos di Esiodo, diciamo, prende su di sé anche la materialità del miscuglio originario, di un, per usare un termine molto rozzo, del brodo primordiale, di una materia che non ha alcuna determinazione, alcuna finitezza, l'apeiron appunto, e che dà origine al cosmo per successive determinazioni, che sono divisioni. Se vogliamo immaginarci una divisione originaria di tipo fisico di questo caos, di questo apeiron, dobbiamo riferirci ai contrari di tipo fisico, il caldo e il freddo,
il luminoso e l'oscuro, il veloce e il lento, l'umido e il secco, che sono appunto i contrari di cui parla Anassimandro. Questo cosa vuol dire in maniera anche figurata? Che questo magma originario si divide e si determina riscaldandosi e raffreddandosi. La parte più calda dà origine al sole, alle stelle, e quindi è anche luminosa; la parte più fredda dà origine alla terra, alla parte oscura, all'umido, all'acqua, eccetera. Per cui gli elementi fisici si determinano a partire da questo caos originario per successive divisioni, che sono determinazioni appunto di tipo fisico. E questa è la prima possibile lettura filosofica, cosmologica del caos di Esiodo. Ma non c'è solo quella di tipo fisico, c'è anche quella di tipo matematico. E per dare conto di una lettura di tipo matematico, cioè pitagorico, dei pitagorici, che vengono un po' dopo rispetto agli ionici, però pochi decenni dopo, dobbiamo immaginare quello spazio infinito non tanto in chiave geometrica, quanto piuttosto a un livello precedente di tipo aritmetico, cioè l'infinito di tipo aritmetico. Un infinito di tipo aritmetico numerico, che quindi va verso l'infinitamente grande, ma anche verso l'infinitamente piccolo. Cioè un infinito, uno spazio infinito che prima ancora di essere spazio è infinito dal punto di vista aritmetico, come infinitamente grande e come infinitamente piccolo, il simbolo dell'infinito come 8 rovesciato, che poi, ma di questo magari parlerà Maurizio Migliori, è anche importante questa idea aritmetica dell'infinito pitagorico, è anche importante per comprendere la natura dell'illimitato, la natura dell'infinito in Platone. In Platone, come secondo principio, quello che nelle dottrine non scritte viene chiamato diade indefinita, aoristos duas, di grande e piccolo, mega kai micron, che è appunto un'idea pitagorica, un'idea di infinito aritmetico di tipo pitagorico, che però va in entrambe le direzioni, verso l'infinitamente grande e verso l'infinitamente piccolo, dove forse la chiave è più nell'infinitamente piccolo, la chiave di lettura, che non nell'infinitamente grande. Ma appunto ho citato Platone perché è chiaro che questa idea pitagorica, ma forse anche fisica, questa interpretazione pitagorica e anassimandrea dell'apeiron sta certamente all'origine della riflessione platonica sul limite e sull'illimitato, peras e apeiron, e quindi sulla strutturazione del cosmo platonico sulla base di due principi: un principio di ragione divino è un principio invece di disordine che Platone chiama chora, ma che ha moltissime analogie con il caos di Esiodo. Potremmo dire che la chora del Timeo è la versione platonica, la chora platonica è la versione del caos esiodeo riaggiornata secondo un principio cosmologico, dove però il caos non è più originario, il caos non è primissimo e dal caos tutto deriva, ma c'è qualcosa di anteriore o di parallelo al caos che sta all'origine della sua strutturazione in senso determinato e quindi razionale. Cioè il caos da solo agli occhi di Platone non arriva al cosmos. Caos disordine, cosmos ordine, ha bisogno di un principio razionale, che è appunto quello che Platone introduce. Ma prima di concludere, voglio dare un'ultima, anche perché il tempo è già passato, un'ultima visione delle possibili letture filosofiche del caos esiodeo, che è quella di Epicuro. Epicuro, lo sappiamo dalla testimonianza, dalla biografia di Diogene Laerzio, iniziò a fare filosofia, a porsi le domande sulla fisica e sulla logica,
proprio perché non capiva che cosa fosse il caos di Esiodo e chiedeva a qualcuno che mi spieghi che cos'è questo caos esiodeo. E lui stesso naturalmente arrivò a una sua personale interpretazione del caos, che non è tanto l'apertura dello spazio, quella è la condizione di possibilità del caos. Il caos per lui invece è quel movimento degli atomi, il movimento casuale degli atomi, cioè il caos è il caso, e vedremo perché si chiama caso, che non è semplicemente uno spostamento di lettere da caos a caso, ma c'è un motivo filosofico nell'etimologia latina. È appunto il caso inteso come un movimento casuale di atomi che rende possibile la costituzione del cosmo o degli infiniti cosmi come aggregazione e disgregazione di atomi. Naturalmente Epicuro ha un precedente che è l'atomismo democriteo, leucippeo, dove questo movimento è pensato come andante in tutte le direzioni, come il pulviscolo che sta nell'aria quando si osserva attraverso la luce, per cui un movimento veramente caotico dove gli atomi si incontrano. Invece Epicuro pensa il movimento degli atomi piuttosto come una cascata di atomi dall'alto verso il basso, mantiene le coordinate dell'alto e del basso, e però in questa cascata la traiettoria parallela degli atomi ogni tanto ha una deviazione. In greco si dice parenclisis, in latino clinamen, una deviazione che però fa sì che ci sia uno scontro. E da questo scontro il vortice, dine o dinos, il vortice che dà origine all'aggregazione casuale del cosmo. E appunto perché caso? Perché non da caos, ma caso da caduta. Cioè casum in latino significa caduta, proprio perché Epicuro pensa alla caduta degli atomi e la costituzione casuale deriva proprio dalla deviazione, dalla parenclisis di questa caduta. Io qui mi fermo perché credo di aver preparato il terreno alla visione platonica, che non è né quella di Esiodo né quella di Epicuro. Bene, spero che si senta. Io devo parlare di Platone, è una scelta non casuale, perché come sentirete, molti dei punti che Platone mette in chiaro o propone diventano poi canonici, rimangono per tutti i secoli cristiani fino alla modernità, e con una grande differenza, come tutti voi sapete, perché l'arrivo del cristianesimo porta il concetto di creazione ed altri concetti che nel mondo greco non c'è e non può esserci. Devo dire però che ho anche una difficoltà, perché il discorso che dovrei fare è molto più lungo e molto più complicato di quello che farò, e quindi io spero di aver, come dire, salvato il mio buon nome, visto che sono stato presentato in modo generoso. Ma nella parte finale me lo direte voi dopo, perché non sono affatto convinto di esserci riuscito. Comunque, alcune premesse. La prima premessa è che siamo in Grecia, IV secolo, quindi Platone è assolutamente convinto, e lo dice molte volte, che gli astri, il sole, la luna, eccetera, eccetera, sono divinità. Fanno parte della sfera del divino, non sono cioè rocce, cose come quelle della Terra. La seconda premessa è che lui ha una convinzione di fondo che dice molte volte. Io qui vi cito, vi leggerò un brevissimo passo del Filebo, perché nel Filebo Socrate pone questa domanda. Dobbiamo dire, Protarco, che l'insieme di tutte le realtà è questo che chiamiamo intero, cioè l'universo. Lo regge la forza dell'irrazionale, del caso e del fortuito. Oppure, al contrario, come hanno detto i nostri predecessori,
che lo governano una intelligenza e un mirabile pensiero. Intelligenza e pensiero con la maiuscola, perché si fa riferimento a un ente preciso. E la risposta di Plutarco: non è affatto la stessa cosa, caro Socrate. Infatti l'alternativa che tu hai posta ora non mi pare affatto rispettosa della divinità. Dire invece che l'intelligenza, sempre maiuscolo, ordina tutte le cose è degno dello spettacolo che offrono il cosmo, il sole, la luna, le stelle e la rivoluzione celeste. Io non potrei mai dire né pensare altro su questi terreni. Una concezione che, come sapete, è destinata a durare per 2000 anni e più. Questa è la prima cosa che ricaviamo dal Filebo. L'ultima premessa, sempre dal Filebo, perché, come vedrete, la concezione cosmologica e cosmogonica che ha Platone ha un impianto essenzialmente metafisico. E questo impianto metafisico è illustrato molto bene in linguaggio pitagorico, non in linguaggio platonico, e non posso spiegarvi perché sennò mi dovete dare un'ora per spiegare tutto. Comunque, in linguaggio pitagorico, quindi nascondendo un po' la sua concezione, ma nello stesso tempo manifestandola, con questa formula: ogni realtà è un misto. È un misto perché c'è un principio d'ordine che lui chiama pitagoricamente peras, che è proprio limite, che si impone su un aperon, cioè su un illimitato, indefinito, infinito, come è stato già detto, e quindi determina un misto. E accanto a questi tre elementi ce n'è un quarto, che però Platone dice non una, non due, non tre, non mi ricordo quanto, 8, 10 volte, che è staccato da questo processo, che è la causa, perché la causa è importante, è necessaria, perché dà forza al peras, qualunque esso sia, di imporsi sull'aperon. Queste sono alcune premesse perché, come adesso vedrete, questo modellino triadico più causa lo troveremo sano sano nel Timeo. Io peraltro nel mio testo ho cercato di dimostrare, mi pare di ricordare, ma la memoria proprio è uno dei doni che Dio mi ha certamente negato, 14 ragioni, 14 segnali che Platone ci ha dato per leggere insieme Filebo e Timeo. Ma in questo caso proprio funziona benissimo, è un gioco di incastro. Quello che c'è nel Filebo non c'è nel Timeo, quello che c'è nel Timeo non c'è nel Filebo, ma se fate questa operazione l'incastro funziona magnificamente e quindi abbiamo la prova. Comunque questo è il quadro. Allora, noi, come già stato detto, parleremo del Timeo, questo è evidente, un libro ostico, non consiglierei a nessuno che non ha veri interessi filosofici di leggere il Timeo, perché non è proprio una lettura divertente, ma come molti di voi certamente ricordano, nella stanza di Raffaello, nella scuola di Atene, dove in mezzo c'è Platone e Aristotele, e Platone tiene in mano il Timeo per dire l'importanza di questo testo, per esempio nel Rinascimento, ma non solo nel Rinascimento. Allora, nel Timeo Platone, come sempre fa, e non posso spiegarvi perché per ragioni di tempo, se poi nella discussione volete vi spiego anche, ma non so come fare a starci in 20 minuti. Platone non rende mai, dico mai, e ho detto mai, che non si dovrebbe mai dire, far facili le cose. Platone le rende sempre più difficili di quello che potrebbero essere, perché vuole che noi pensiamo, perché vuole che noi lavoriamo sui suoi testi, non vuole insegnarci qualcosa, o per meglio dire, vuole insegnarci una cosa, a pensare. E per pensare le cose non devono mai essere troppo semplici. E allora, in questo caso, qual è il trucco? Uno dei tanti e tantissimi trucchi che c'è nel Timeo. Fa due trattazioni, due separate. E adesso vedremo in che senso sono separate e come sono fatte. Però possiamo subito dire che la prima è dal punto di vista, attenzione, non parla del demiurgo, non parla della divinità, ma è dal punto di vista dell'azione della divinità. E la seconda parte è dal punto di vista della necessità, cioè dal punto di vista delle cause materiali. E spetterà a noi metterle insieme, perché lui non lo fa, lo lascia alla nostra intelligenza. Comunque subito, fin dall'inizio, chiarisce che siamo su un terreno che non è nostro, su un terreno che è più divino che umano. Tant'è vero che, cosa rara in Platone, invoca gli dèi, e invoca gli dèi e le dee perché lo aiutino a
dire le cose dal punto di vista dell'intelligenza degli dèi e solo secondariamente, dice il testo proprio, secondo la natura nostra. Quindi siamo su un terreno che non è il nostro, in cui quindi dobbiamo renderci conto che solo, come dire, diremo noi, Padre Eterno può in qualche misura aiutarci a non dire sciocchezze, quindi si augura nell'aiuto della divinità. E affronta subito il tema centrale. Il cosmo è generato o è ingenerato? E dà una risposta icastica. Gegonen, una frase che è una parola sola, proprio fatto un gesto drammatico, è generato, chiuso. E poi spiega perché è generato, perché è sensibile. E tutte le cose sensibili sono, come dire, cognibili coi sensi e quindi sono state sicuramente generate, perché sono anche divenienti. E quindi in qualche misura c'è, una generazione. Ma questo genera subito un secondo passaggio. Leggo, cito, tutto quello che si genera inoltre si genera necessariamente da una qualche causa. Infatti è impossibile per ogni cosa avere generazione senza causa. Quindi occorre una causa, come nel Filebo, e la causa è il demiurgo. Demiurgo vuol dire artigiano. Qui c'è proprio un trucco fatto inconsciamente, siamo generosi, dalla storia della filosofia. Noi traduciamo tutte le parole di Platone fuorché questa. Questa la lasciamo demiurgo, così uno si pensa che quello è il nome proprio di Dio. Non è il nome proprio di Dio. Demiurgo si doveva tradurre dicendo artigiano, magari scrivendolo con la maiuscola. Ma artigiano vuol dire, non creatore. Un plasmatore, un vasaio, che volete che vi dica, un qualcosa del genere. Comunque il demiurgo è la causa. E che come ha operato? Prima mossa, le mosse sono almeno due, forse anche di più. Prima mossa, lui ha guardato il paradigma celeste, cioè ha guardato le idee, tanto per spiegarci, e le ha realizzate nelle cose. Ma attenzione, dice, ne ha realizzato la potenza, la dynamis. Che vuol dire che ha realizzato la potenza? Vuol dire che le idee hanno una loro potenza che, con l'aiuto del demiurgo, si è realizzata nelle cose. Allora le idee, se hanno una potenza, sono esse stesse causa. C'è una causa efficiente, che è la divinità, il demiurgo, e c'è una causa, possiamo chiamarla con termine aristotelico, formale, quella per cui un cane è cane, il cavallo è cavallo e questo tavolo è un tavolo, quello che fa essere la cosa quella che è, e che evidentemente è data dalla imitazione, la realizzazione della potenza delle idee nelle cose, una potenza che quindi viene realizzata. La cosa più interessante è un'altra che peraltro viene contestata da moltissimi studiosi e io non capirò mai perché, i miei colleghi non li capisco, forse sono io che non sono abbastanza intelligente, ma il demiurgo ha, e non solo qui, posso tenervi mezz'ora a parlarvi anche degli altri dialoghi, ma 20 minuti sono già passati. Allora, il demiurgo ha caratteristiche personali, vi elenco solo, potrei dirvi tutti i termini in greco, scusate, ma vi risparmio, giustamente. Cito, si dice del demiurgo che ha fabbricato il mondo, che è fattore e padre, che è padre generatore, che è buono, che anzi si dice addirittura che l'ipotesi contraria non può neanche essere presa in esame, escluso a priori, e che è provvidenziale addirittura, che ragiona, lo dice due volte, che pensa, che produce, lo dice due volte, che parla, anche questo lo dice due volte, in poche righe, proprio nell'introduzione, nella parte iniziale, che vuole, e questo lo dice un fraccio di volte che ha fatto, no? Che è contento della sua realizzazione. Ma dico, se non è persona, come fa a essere contento? Dico io. E che poi soprattutto vuole che questo mondo che lui sta creando sia il più possibile buono e non cattivo.
E per far questo fa una cosa semplicissima. Avendo ragionato, e avendo, dice proprio ragionato, logisamenos, proprio, non c'è dubbio, ha realizzato che questo cosmo, per essere bello e buono, eccetera, eccetera, deve essere anche con altre caratteristiche. E pone quindi se stesso, come ente superiore, come modello. Quindi questo cosmo ha due modelli. Il modello ideale è il modello divino, cioè cerca di imitare Dio. Dio vuole che gli assomigli il più possibile. E quindi che cosa fa? Deve dargli la vita, deve essere vivente come lui, deve essere pensante come lui, e quindi deve avere l'intelligenza. Ma per avere l'intelligenza deve avere l'anima, e infatti gli dà l'anima. Il mondo ha un'anima, perché deve essere animato come è animato Dio stesso. Di conseguenza, il risultato finale è una divinità, è un Dio felice, dice il testo. Questo Dio superiore ha fatto questo Dio inferiore, che è un Dio felice perché così lui l'ha voluto. Ma in concreto che cosa ha fatto? Cito, prese quello che era visibile, attenzione a quello che dice perché lo ritroveremo dopo, nella seconda trattazione, che non stava fermo ma si muoveva senza regole e in modo disordinato, lo porta dal disordine all'ordine, giudicando questo migliore di quello. Non so se avete colto, ma Platone ci ha detto che ci sono altre due cause. Abbiamo visto prima la causa efficiente e la causa formale. Adesso dice che c'è la causa materiale e che c'è una causa finale. Cioè Dio ha fatto questo in funzione di un esito positivo dell'ordine, o se preferite anche del bene. Quindi abbiamo tutte e quattro le cause che poi saranno tematizzate da Aristotele. Ma sia chiaro, la vera causa è l'intelligenza. Tutte le altre sono concause, cioè l'intelligenza usa le altre per ottenere il suo scopo, ma è il demiurgo che opera in questa operazione. Quindi lui intreccia i vari dati materiali, che sono le concause, e produce questo mondo. Per cui Timeo può così concludere, cito ancora, così dunque, secondo un ragionamento probabile, bisogna dire che questo cosmo vivente, dotato di anima e di intelligenza, è stato veramente generato secondo il disegno provvidenziale, pronoian, per chi conosce il greco, della divinità. Ma notate la finezza, secondo un ragionamento probabile. Dopo una serie di dimostrazioni, ragionamenti, argomentazioni, Platone ci dice giustamente che siccome siamo su un terreno divino assolutamente al di sopra del nostro ambito proprio umano, dobbiamo renderci conto che il massimo a cui possiamo arrivare è un discorso probabile. Ma naturalmente, come abbiamo detto, il demiurgo opera su la materia, ma per la materia io proporrei di rimandare la trattazione più esattamente nella seconda trattazione, quella della necessità. Però attenzione, molti dicono, alcuni eminenti studiosi che ho piacere di conoscere, che con la seconda trattazione Platone nega la prima. Vedremo che non è vero. Ma non solo non nega la prima, ma nella seconda trattazione, in cui Dio non dovrebbe esserci, perché la trattazione dice riguarda le cause materiali, Dio è citato, ma quando dico citato vuol dire che c'è la parola, Dio, divino o cose del genere. Non si capisce che parla di Dio, non mi basta, deve essere citato. Qui Dio non doveva esserci, e secondo questi colleghi addirittura smentisce la prima trattazione. C'è presente 8 volte nella seconda trattazione. E potrei citarli, ce l'ho qui, ma non è il caso, sempre per affermazioni di grande spessore, di grande importanza. Ma è ovvio, se la causa vera è il demiurgo, non può ignorarla. Perché questo demiurgo cosa fa con la materia? La dico in una maniera che proprio devo avere la misericordia di Dio. Primo, prende gli strumenti geometrici, li applica su una realtà che, come vedremo, è informe, e così
genera le quattro materie primordiali, terra, aria, acqua, fuoco. Fatto questa operazione, prende queste quattro e con una formula di tipo matematico le legge, cioè il fuoco sta all'aria, come l'aria sta all'acqua, come l'acqua sta alla terra. Quindi le collegate in modo che ha prodotto un qualcosa di assolutamente stabile. E siccome non gli basta ancora, per questo suo, virgolette, amore, chiuse le virgolette, per questo cosmo, inventa un terzo strumento, cioè l'eternità come scorrere del tempo, che dice proprio il testo, è immagine mobile dell'eternità. La vera eternità è quella dell'istante immobile che non subisce modificazioni. Allora Dio, non potendo dare questa eternità a questo suo prodotto, prodotto nel senso di fatto, no? Gli dà un altro tipo di eternità, che è una simulazione della vera eternità. Ma insomma, di meglio non si può fare. Attraverso il numero, cioè la continua ripetizione degli atti. Qui c'è un problema, lo accenno solo perché da solo riempiremo tutto il tempo a disposizione. Platone pone per primo alla nostra attenzione l'aporia del tempo, perché continuamente dice, ma dice, c'è scritto, prima de... Il tempo quando nasce per Platone? Il tempo per Platone nasce con il cosmo. Il movimento degli astri determina il tempo. Attenzione, non calcola il tempo, nasce il tempo. C'è un mito in cui dice, se facessimo girare indietro alla rovescia gli astri, il tempo scorrerebbe indietro. Quindi genera, prima del movimento degli astri non c'è tempo. E però lui continuamente parla prima della creazione. Prima della generazione del cosmo. Per esempio dice che l'anima è stata fatta prima della materia. Ora, i cieli, volenti o nolenti, la materia ci deve essere. Sono visibili, la luna la vediamo. Quindi è visibile, quindi appartiene a questa sfera qui. Se l'anima è fatta prima della materia, evidentemente l'anima è stata fatta prima del tempo. Ma lo dice anche più esplicitamente, qui c'è una citazione che posso farvi, sempre da Timeo, parla degli elementi e si chiede la loro condizione, cito, qual era prima della generazione del cielo e quali erano le sue affezioni prima di queste. Allora, escludendo a priori che Platone sia scemo, cosa su cui mi diffido da misurarmi, perché se qualcuno mi dice che è scemo, poi deve discutere con me. Se Platone dice questo, si rende ben conto di quello che dice, ma è una aporia legata al tempo. Cioè, c'è un'origine, non possiamo dire prima di quella origine che c'è, perché se non c'è il tempo, prima non puoi dirlo, prima è temporale. Quindi già qui emerge una delle difficoltà legate alla questione del tempo. Comunque, passiamo, chiedo scusa per la fretta, alla seconda trattazione, quella della necessità. Sentite come la introduce, cito di nuovo. Le affermazioni precedenti, tranne poche, hanno chiarito le azioni fatte dall'intelligenza. Vi ho detto, non parliamo dell'intelligenza, ma delle azioni dell'intelligenza. Occorre aggiungere, il termine greco non c'è dubbio, paratestai, aggiungere. Quindi non è contro, e ci mettiamo anche questo. Vi occorre aggiungere al discorso anche le cose generate dalla necessità. Infatti la genesi di questo cosmo è una mescolanza prodotta da una combinazione di necessità e intelligenza. Perché bisogna aggiungere la necessità? Perché quello che emerge dalla necessità è materiale, ed essendo materiale è più adatto a spiegare il cosmo, perché il cosmo di questo è fatto, di materia. E quindi dobbiamo parlarne, perché non se ne può non parlare. C'è l'opera dell'intelligenza che abbiamo visto, ma poi c'è il dato della necessità che si impone. E si impone perché questa necessità agisce in maniera strana, non ha niente a che vedere con l'intelligenza. Perché l'intelligenza ha agito, abbiamo detto, per un fine, cioè, qui niente. Lui la chiama causa errante, e questo porta fuori strada un sacco di lettori, perché non perché erra, non perché è una causa meccanica, è causa meccanica, è questo. Posso lasciarlo 50 volte, 50 volte cade. Il meccanico si ripete.
Perché allora è errante? Perché non sa, perché non c'è un progetto, perché non è che possiamo chiedere alla necessità perché o poi cosa fai, non esiste. È errante perché non sa dove va, va dove va, ma come dire, malgrado se stesso, malgrado se vuole, non sa quel che fa. Allora, questa causa errante produce dati materiali, i primi dei quali, i primi da esaminare, sono gli elementi, terra, aria, acqua, fuoco. E Platone qui dice una cosa che non può essere sottovalutata. Questo molti, soprattutto i fisici precedenti, pensano che siano, come dire, la base della realtà fisica, la base del cosmo. Pensano, dice lui, che siano le lettere di questo mondo, lettere, e invece non sono neanche le sillabe. Che cosa ci ha detto Platone? Ci ha detto una cosa, provate a pensarci. Qual è la sequenza? Peraltro non me la sono inventata io, potevo citarvi, avendo tempo, quando lui parla della grammatica e via dicendo, la sequenza lì c'è. La sequenza è suono, pensate all'infante, suono, lettere, sillabe, parole. Allora, se, ricordatevi sempre questo quattro, tenendolo in mano così, così vi ricordate, se non è al terzo posto, cioè non sono sillabe, gli elementi sono al quarto posto. Al primo sicuramente c'è la causa errante, che è l'origine di tutto. Causa errante è il primo. Quarto è i quattro elementi, ci mancano il secondo e il terzo. Non ci crederete, ma Platone adesso ci parlerà del terzo e poi ci parlerà del secondo. Sarà un caso? Io non credo. Allora, però fino adesso sono riuscito a spiegarmi in questa corsa affannata e furibonda, spero di sì. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, quindi, che cosa ci ha messo di fronte a questo punto Platone? Cito anche qui una citazione. A questo punto, dunque, bisogna considerare tre generi. Quello che è generato, cioè il prodotto, per esempio, una delle quattro materie primordiali, quello in cui si genera, e adesso ne parliamo, e quello a somiglianza del quale si genera, cioè le idee. Cos'è questo quello in cui si genera? Ecco, lui lo presenta in una maniera bizzarra. C'è un terzo genere. Un terzo genere, evidentemente, oltre al paradigma e oltre alla limitazione. Un terzo genere. Attenzione che qui Platone fa uno dei suoi trucchi più micidiali, in cui cascano incomprensibilmente tanti. Terzo genere. Questo terzo genere che cos'è? Quando deve descriverlo, lui dice che è un genere difficile, oscuro, di cui non si capisce bene la potenza, e tuttavia è potente, perché rimane sempre se stesso. Peccato che questo se stesso non sia niente, perché è totalmente informe. È, dice lui, una specie di nutrice, una specie di ricettacolo, che riceve le indicazioni che derivano dalle idee, che danno luogo alle quattro materie primordiali, manca tutte le cose, è ciò da cui tutto deriva e a cui tutto torna. Ed è, con rispetto parlando, e me ne scuso, un casino, perché è continuamente agitato da questo processo di arrivare e di partire. È qualcosa di continuamente cangiante, ma attenzione, dice, quando noi vediamo fuoco, dobbiamo dire che è il ricettacolo che manifesta il fuoco, è il ricettacolo che sembra acqua, che appare acqua, ma quello che c'è sotto, che rimane sempre stabile, è questa realtà, questa materia informe da cui tutto deriva e a cui tutto torna. Ma non basta neanche questo, perché immediatamente dopo, e lo accenna, ne parla e poi parla di tutt'altro, per cui crea un caos. Dovrei spiegarvi perché, ma adesso non è il momento, dice vi è poi un terzo genere, per cui tutti dicono che se è un terzo genere è quello di prima. Ma se ci pensate bene, è strano, ha detto prima che c'è un terzo genere che è il ricettacolo, va avanti, spiega del ricettacolo molte cose e poi dice poi è un terzo genere. Arteriosclerosi, Alzheimer, perché si dice per la seconda volta che è un terzo genere, perché lo dice? C'è tempo da perdere? Vi è un terzo genere, cito, quello dello spazio, sempre, lo sto traducendo male, sto traducendo bene, dice proprio così, vi è un terzo genere, virgola,
queste le virgole le mettiamo noi, attenzione, quello dello spazio, virgola, sempre, virgola. Di nuovo, una parola che fa una frase, non dice che è sempre, che no, sempre. Non soggetto di distruzione, che offre una sede a tutte le cose che hanno generazione, coglibile senza sensazione, senza sensazione, quindi non è visibile, non è toccabile, non è come il ricettacolo, non può apparire fuoco, perché non è materiale in quel senso. Coglibile con un ragionamento spurio, appena credibile, come in un sogno, una specie di incubo. Non è il ricettacolo. Perché dice sempre? Perché vuol dirci, e ribadisce, che è assolutamente stabile, perché c'è un principio che lui accetta dai filosofi precedenti. Tutto ciò che esiste deve essere in uno spazio. E dice, le immagini che poi vanno nel ricettacolo, notate, le immagini che poi vanno nel ricettacolo devono avere un ubicon system, un luogo dove stare, un luogo, scusate, uno spazio dove stare. Se no sono fantasmi, se no sono ombre, se no sono niente di concreto. Sono qualcosa perché sono nella cora, sono in questa realtà. E tutto ciò che esiste è in questa realtà. E questa realtà, nella sua assoluta stabilità e nella sua, non dirò impensabilità, ma difficilissima pensabilità e invisibilità, impercettibilità, io dicevo, è diversa dal ricettacolo. E infatti è il secondo livello. Il primo è la causa errante, il secondo è la cora, il terzo è il ricettacolo, il quarto sono gli elementi. E Platone conclude, per spiegarla ancora meglio, e così capite perché dice terzo, in realtà ci sono molte spiegazioni, ma questa non è male. Questo dunque il discorso che sintetizza il ragionamento per quel che penso. C'erano tre realtà distinte, triatroiché, anche prima che si generasse il cielo, essere, spazio, generazione, o se preferite divenire, Genesis. Prima che inizino le danze occorre l'essere, perché se no nulla può essere, nulla può esistere, se non c'è l'essere che permetta alle cose di esistere. Il divenire, perché se no tutto quel patatrac che fa il ricettacolo, come può avvenire se non c'è il divenire che permette, che cambia, che torna indietro, arriva, parte via, e via dicendo. E poi la cora. Sono tre postulati fondamentali. Tre principi, non primi, perché sono tre, quindi prima di questi ci sono i numeri, se no non può dire tre. E Platone non scrive senza sapere quello che scrive. Quindi c'è questi tre principi che poi si manifestano nel ricettacolo della generazione, che è appunto quello che permette a tutto di generarsi. Beh, io mi fermerei qui anch'io, credo di aver superato abbondantemente il tempo, ci sarebbe da dire un sacco di altre cose, spero che in qualche modo almeno il quadro generale del riferimento cosmologico di Platone di avervelo comunicato. Ci ho provato, sinceramente. Allora, si sente così? Se parlo così? Si sente? Questo forse l'ha avvicinato un pochino, adesso chiediamo anche di... Allora, mi veniva in mente che parlare di cosmologia nel caso degli antichi consente di... godere di una sorta di vantaggio di posizione, perché cosmos è una parola greca, no? E cosmos vuol dire in effetti ordine, proprio perché gli antichi, l'abbiamo sentito, no? Naturalmente più nel modello platonico che non nel modello esiodeo, ma diciamo da quello io partirò, cioè dal modello platonico, perché dicevo,
In Platone sicuramente il cosmo ha significato originale di ordine, ordine proprio nel senso di proporzione tra le parti. Si è detto, semplifico in maniera brutale, no? Che ci sono delle idee lassù, che sono dei modelli, e poi ci sono invece gli enti qua giù, che sono molto imperfetti, che sono divenienti, che nascono, che muoiono, e che per come possono cercano di imitare le cose lassù. Questo implica una proporzione tra quello che c'è qua giù e quello che c'è lassù. Tant'è vero che anche prima si diceva che quelle idee sono staccate. Con Aristotele cambiano un sacco di cose. Aristotele è quello che è talmente convinto dell'ordine che infatti dice a Esiodo, tutto sommato, nella metafisica non c'erano caos e notte, da sempre le stesse cose. Adesso figuriamoci se c'era caos e notte, perché più greco di tutti i greci dice figuriamoci se non c'è l'ordine prima. Da sempre le stesse cose vuol dire, per Aristotele, ripeto, con mille piccole differenze rispetto a Platone, anche mille grandi differenze, per carità. Però, insomma, tutto sommato, per intenderci velocemente, la sfera sovralunare è di enti perfetti, è di sostanze perfette, e invece qua giù c'è il per lo più. Cioè, noi enti, noi uomini, ma qualsiasi ente che vediamo qua intorno, non ha una ciclicità perfetta, come appunto gli astri, come gli dèi, appunto, come gli enti matematici, perché poi anche quelli fanno parte, no? del mondo sovralunare. Tanto è vero che in Aristotele, e più in generale direi nella Grecia classica, questa separazione tra gli enti lassù eterni e gli enti quaggiù, che sono per lo più, genera una diversità di atteggiamento da parte dell'uomo, perché con gli enti che stanno lassù, passatemi la battuta, non c'è niente da fare, cioè non si può farci niente, non possiamo lavorarli, non possiamo operare su di essi, possiamo solo conoscerli. C'è una contemplazione del tutto disinteressata proprio perché? Perché noi là non ci andremo mai, ma anche se ci andassimo non c'è niente da farci. Possiamo conoscerli. Potremmo dire la pura teoria. Per cui l'uomo, tra l'altro, è del tutto inadeguato, nel senso che sì, per un po' possiamo anche contemplare, dice Aristotele, però dopo un po' ci viene fame, dopo un po' ci viene sonno. Perché? Perché noi non siamo mica perfetti come quegli enti là, noi siamo divenienti, siamo per lo più, siamo avvolti nell'accidentalità, nella casualità, nelle congiunture. E però, d'altra parte, questo significa che il mondo che abitiamo, proprio perché non è ciclico e perfetto, il mondo nostro, in quello spazio di accidentalità, di casualità, noi possiamo operare. E infatti possiamo operare tecnicamente sugli enti, modificandoli, alterandoli, no? E d'altra parte possiamo operare anche sull'uomo, anche su noi stessi, anche su quel particolare tipo di ente che siamo noi e sul quale noi in effetti operiamo. Perché? Perché noi operiamo delle scelte, facciamo delle decisioni. Naturalmente decisioni che possono riguardare singolarmente l'individuo oppure possono riguardare l'insieme degli individui. Allora si parlerà di una sfera, potremmo dire così, tecnica per quanto riguarda la lavorazione degli enti e etico-politica per quanto riguarda invece il nostro stare insieme. Ma qualcosa possiamo fare perché proprio siamo divenienti, quindi c'è margine, ci possiamo modificare, possiamo alterarci, non siamo fissi come le stelle fisse, appunto, no? Questo tipo di meccanismo del mondo va avanti con ovvie modificazioni, fino praticamente a tutto il Medioevo. Appunto ancora Dante, no, che è stato chiamato in causa prima, ancora Dante cerca di spiegare perché le macchie lunari, perché naturalmente se la Luna è perfetta perché è uno degli astri, come fa ad avere le macchie? Ma sono effetti dell'atmosfera, sono... No, non è possibile che siano macchie della Luna, perché la Luna è perfetta. Allora, cosa succede nella modernità? Modernità che non usa più la parola cosmo.
Chi di noi oggi dice nel nostro cosmo, oppure il cosmo dei moderni, mentre si dice il cosmo dei greci, e tutti noi anche a orecchio va bene, il cosmo dei moderni non esiste, nessuno di noi pensa che il cosmo, che l'ambiente in cui viviamo sia un ordine. Intanto è vero che lo chiamiamo in un altro modo, lo chiamiamo molto spesso, diciamo per la maggiore, universo, ma universo non significa ordinato. Mentre un greco diceva il nostro ambiente è ordinato, perché appunto è un cosmo, e qui si potrebbe dire talmente forte, no, per i greci questa idea che il cosmo sia proporzione, quindi sia armonia e quindi tutto sommato sia bello, ma non bello perché mi piace, ma bello proprio perché è fondato su degli ordini razionali, su delle proporzioni. Pensate ai templi greci, no? Tutti proporzionati. È talmente vero che poi, per traslato, anche nel nostro linguaggio, no? Cosmesi ha a che fare con l'imbellettare, il render bello. Ecco, quando il demiurgo, no? Die cosmesi, dice Platone, non sta dicendo che lo abbellisce, che lo imbelletta, ma proprio che lo sta ordinando, cioè che sta ordinando quella famosa necessità di cui sopra, in maniera tale che appaia appunto ordinata secondo il modello delle idee. I moderni non hanno questa idea, i moderni lo chiamano universo. Universo non ha l'idea dell'ordine, ha l'idea che le cose vadano tutte in un verso solo, universo. Questo è il motivo per cui lo chiamiamo così. Allora, perché capita questa cosa? Perché i moderni non credono più che ci sia quella linea famosa che distingue i due mondi, che distingue il mondo sublunare dal mondo sovralunare. Se vogliamo dare un riferimento, diciamo così, scientifico di una personalità che per prima ha pensato questa cosa, si potrebbe tranquillamente citare Copernico. Chi poi, diciamo così, quasi un secolo dopo, un pochino meno insomma, ma ne dà una grandiosa visione filosofica, è chiaramente Bruno, il quale tra 1584 e 85 scrive i suoi dialoghi italiani o dialoghi londinesi, perché erano tutti scritti in italiano. Fa un elogio nella Cena delle Ceneri di Copernico e dice: colui che ha finalmente infranto le meravigliose muraglie del cielo, perché si è reso conto che non c'è una distinzione tra il mondo qui e il mondo lassù. E se noi fossimo lassù, se noi fossimo su una di quelle stelle, probabilmente, dice Bruno, non staremmo meglio che non qua. Forse staremmo addirittura peggio. Un aristotelico, ma anche un platonico, si sarebbe strappato i capelli, dice: come, lassù è perfetto. E invece quello che vuol dirci Copernico è: no, siamo, Bruno ha questa bella espressione, siamo della stessa pasta, cioè la Luna è della stessa pasta della Terra, è della stessa pasta di Giove, della stessa pasta di tutti, non c'è questa differenza qualitativa, quindi lassù l'eterno e noi qua giù imperfetti, poveretti, no, tutto è fatto della stessa pasta, della stessa materia. Quindi non ci sono due spazi diversi, c'è uno spazio solo, c'è una materia sola che va in un unico verso. È un universo questo, non sono due, è un universo. Se tutto è della stessa pasta, naturalmente questa idea non è che nasca così tutta armata dalla mente di Bruno, volendo andare a vedere già fin da appunto Platone e Aristotele c'è questa idea della materia, e certe tradizioni, quelle che Bloch ha chiamato con una intuizione geniale a mio avviso la sinistra aristotelica, no? Che passa per Avicenna, Averroè e poi per Davide di Dinant, no? E poi arriva appunto a Bruno e poi proseguirà con Spinoza, tutti costoro piano piano cercano di immaginarsi questa materia non come qualcosa che prende le forme da lassù, e quindi, no, immaginatevi la famosa scena dantesca, no, che come cera, no, viene impressa, ma del resto anche platonica, no, e aristotelica a maggior ragione, della cera, della materia che si imprime a seconda delle varie forme, no? Ecco, Bruno non pensa più così, perché se non ci sono più le nature perfette lassù,
e tutto è la stessa materia, vuol dire che la materia è fiorente e produttrice in se stessa di forme, non ha bisogno di riferirsi alle forme lassù perfette. L'infinito tesse in se stesso il suo filo, non ha bisogno di altro. Ecco, questa idea genera naturalmente degli sconquassi nella modernità, perché noi eravamo abituati a pensare che invece ci fossero proprio due livelli. Facciamo un esempio banale. Tutti eravamo abituati a pensare che un conto è il fatto che se lascio cadere un sasso va verso terra, un conto è l'orbita dei pianeti. Il sasso che cade per terra vuol dire il simile va col simile, direbbe un antico, e che ci sia la rivoluzione celeste dei vari pianeti è un fenomeno divino, sacro, perfetto, contemplabile e basta. Ecco, arriva Newton e ci dice, no, guardate, c'è una legge sola che descrive tutte e due le cose, la caduta del grave, la rivoluzione, cioè la legge di gravitazione universale, è uguale per tutti e due gli elementi. C'è una costante che è 9,8, un greco probabilmente direbbe, no, ci deve essere un errore nei calcoli, facciamo 10 perché no, tutto deve essere ordinato, invece no, noi moderni non abbiamo l'idea che il cosmo sia ordinato, se è 9,8 perché dagli esperimenti è 9,8, è 9,8. Non possiamo dire facciamo 10. Un greco probabilmente si sarebbe fatto un problema, perché non 10? Perché proprio 9,8? Stiamo sbagliando qualcosa. Ecco, Newton però può pensare a una legge che tenga insieme questi due fenomeni così lontani, perché c'è stato Bruno a dirgli guarda che lo spazio è uno, la materia è uno, quindi non è strano che si possa pensare a una legge unica. Si può fare, mentre un greco non sarebbe mai venuto in mente, perché come fai a usare la stessa legge qua giù e lassù? Dopodiché, certo, i greci sapevano usare le leggi, non so, alcune leggi sappiamo che sapevano ovviamente utilizzare, la proporzionalità del Partenone non è fatta a caso, anche ha detto tutto come è venuto bene, c'erano dei calcoli enormi, ma non che tutto fosse connesso con tutto, questa è la grande diversità, per cui Galilei a un certo punto dice ma non un pochino, è proprio tutto connesso con tutto, è tutto matematizzabile, la matematica mi può servire per capire come funziona proprio questo mondo qui. La posso applicare tutta, non per certe cose sì, per altre no. Questo vuol dire però che il tessuto della nostra esperienza viene totalmente lacerato, perché eravamo abituati a pensare che ci sono dei fenomeni che si descrivono in certi modi perché sono qua giù e altri che sono lassù, e invece adesso scopriamo che fenomeni distantissimi sono gli stessi, sono descrivibili con la stessa legge, quindi cose lontanissime sono simili. Cose apparentemente simili, tipo che la calamita attira il ferro, esattamente come potremmo pensare la Terra attira il sasso, un fisico moderno dice no, uno è l'elettromagnetismo, l'altro è la gravitazione universale, per carità di Dio tenile separate. Ma questo vuol dire che la nostra esperienza si lacera in alcuni punti e si riannoda in altri. E c'è un altro elemento con cui chiudo perché non voglio stancarvi eccessivamente, siamo già oltre qualsiasi limite, diciamo, ma c'è un altro problema, che noi eravamo abituati a pensare che lassù le cose si contemplano mentre qua giù si possono fare, ma se viene meno quella linea famosa di cui abbiamo parlato, è evidente che anche quella differenza, che ancora in epoca medievale è assolutamente presente, forse addirittura ancora più presente di quanto lo fosse in Grecia. Sto parlando della differenza tra la vita contemplativa e la vita attiva, che ancora noi oggi no, suonano non necessariamente conciliate. No? La vita attiva, cioè quella qua dove facciamo delle cose, dove prendiamo delle decisioni politiche, dove facciamo delle cose anche tecnicamente importanti, e la vita contemplativa, sì, di quelli là che contemplano, che conoscono disinteressatamente. Questa differenza in un contesto greco è ancora pensabile, tant'è vero che nell'Etica Nicomaco Aristotele ci dice un giovane può essere un bravissimo matematico, perché? Perché se sono da imparare quei teoremi li può imparare e non è che siano diversi per uno che ha 10, 20, 30 o 50 anni, quindi può esserci tranquillamente che un giovane a 10 anni sappia bene i teoremi, ma non ci può essere
un politico giovane. Un giovane non può essere un buon politico. Aristotele non era, come dire, affetto da manie di giovanilismo come noi, e quindi dice perché? Perché siccome non c'è nessuna ciclicità nella politica, devi averne viste tante di cose per poter poi decidere, perché è tutto un problema di congiunture, è tutto un problema di casualità, è tutto un problema di accidenti. E quindi o hai un po' di esperienza, oppure non ti è chiesto di creare il teorema che serve in quel momento lì, ti è chiesto di essere saggio, cioè di averne viste tante, e quindi di sapere, beh sì, quella cosa lì per analogia non è mai uguale, no? Però per analogia una cosa che ho già visto, ci potremmo fare così, ma non matematicamente, no? Ecco, questo vuol dire che una vita contemplativa non è una vita attiva e viceversa. Ma, ripeto, se noi invece eliminiamo quella famosa linea che divideva il sensibile dal sovrasensibile, no? L'eterno dal divenire, è chiaro che cade anche quella distinzione tra teoria e prassi. Nella modernità non c'è nessuna teoria che sia pura teoria, è sempre anche prassi. Aveva voglia Galileo di dire, no, ma io sto parlando solo di come funziona, e la Chiesa diceva, no, tu non stai parlando di cose così teoriche, stai parlando di cose che eticamente e politicamente sono, e come se incidenti nel nostro modo di fare. Non si può far finta che non abbiano una ricaduta etico-politica, non è pura teoria la tua, la teoria è prassi immediatamente. E per converso, non c'è nessuna prassi nella modernità che non abbia un supporto teorico, non si può andare a casaccio. Quando io stabilisco nella modernità le prassi fondamentali, cioè, non so, l'esperimento scientifico, la fondazione dello Stato, la fondazione cioè giuridico-politica dei meccanismi, e beh, ci sono grandi opere teoriche, non so, Hobbes, Locke, eccetera, che si mettono lì a ragionare teoricamente su come fondare lo Stato. Nessuno dei greci fondava lo Stato, perché Aristotele dice l'uomo è un animale politico di per sé, non vedete, cioè nasciamo tutti in famiglia, cioè, se da soli non facciamo niente. Invece i moderni partono proprio dalla fondazione dello Stato, perché? Perché sanno che nessuna prassi politica può essere così autonoma a prescindere da una fondazione teorica, perché ogni teoria è prassi, ogni prassi è teoria. Mi verrebbe da dire, per come dire, evitare di pensare che oggi siamo qui a raccontare, no, come funzionava il cosmo, così giusto per fare del nozionismo, per cultura generale, sì, anche per quello, ma questi sono problemi che ci riguardano molto seriamente. Questo problema del conciliare prassi e teoria non è una cosa da cui noi siamo venuti fuori, è un problema terribilmente attuale. Perché per fare, come dire, un minimo riferimento all'attualità, oggi qualsiasi politico deve essere anche un po' infettivologo, e ogni epidemiologo scopre che se fa delle affermazioni sono anche politiche e non c'è niente da fare. E non c'è da stupirsi. Dice, oh caspita, questo politico fa delle affermazioni che riguardano la scienza, è per forza, perché se deve agire avrà bisogno di strutture scientifiche, no? E dall'altra parte, caspita, ma questi epidemiologi fanno politica? Ma non è che fanno politica, è che nella modernità non c'è una teoria che non sia immediatamente prassi. Non c'è una teoria pura, adesso facciamo l'affermazione. No, ogni affermazione ha un esito che riguarda il nostro modo di vivere, perché quella linea famosa per cui c'è lassù contempliamo e qua giù facciamo, non c'è più. E tutte le volte quindi che fai hai un supporto teorico, e tutte le volte che hai un supporto teorico fai. Stai facendo delle cose, stai prendendo posizione. Chiuderei qua. Parlando del concetto di causa.
necessario che ci sia una, un disegno provvidenziale dietro la generazione del, del cosmo? Ma per fare una domanda molto semplice, questo artigiano, Platone, c'è da qualche parte oppure no? Ovvero è un mito quello, cioè una volta Platone fa ricorso alla dimensione del mito per spiegarci qualcosa che altrimenti non possiamo comprendere, e quindi nella concezione platonica possiamo immaginare che in analogia rispetto a quella cristiana che davvero ci sia un'entità che in modo provvidenziale ha ordinato tutto quanto, oppure come citava il professor Migliori si tratta soltanto di un che poi non è soltanto di un discorso verosimile, probabile. E poi invece Francesco Malacossa ci ha condotti con una grandissima abilità dall'antichità, da Aristotele in particolare, sino ai giorni nostri, facendo emergere anche le problematiche più scottanti che fanno parte proprio del, del dibattito più attuale. E uno degli aspetti secondo me più interessanti su cui, che ci invita, su cui ci invita a riflettere la relazione di Francesco, sono poi le ricadute etiche, morali, ma anche esistenziali di questo cambiamento di paradigma oggi siamo testimoni, cioè il guidaggio da che fare, che facciamo adesso che abbiamo, adesso neanche la muraglia, adesso sono ancora secoli, che la muraglia dei cieli si è infranta. Questi sono solo alcuni piccoli spunti, però ovviamente poi invito anche il pubblico a raccogliere qualche quesito se ce ne fosse, adesso non so se i relatori vogliono fare un veloce giro, non tanto per rispondere a me, ma quantomeno per, diciamo, rispondersi un po' tra di loro, e poi abbiamo anche qualche domanda. Lascio la parola a Giuseppe Gergenti. Allora, dal punto di vista filologico, strettamente filologico, io non credo che Apeiron si possa tradurre altrimenti che non secondo l'alfa privativa e peras del greco, però diciamo la suggestione pare etimologica di Semerano, ma credo che tu ci hai scritto un testo su questo, è possibile? Cioè io, una delle perle di saggezza di cui entrambi siamo direttori si intitola Il frammento originario, ed è proprio sul frammento di Anassimandro dove vengono ripercorse tutte queste interpretazioni, e due sono di massimo livello, ce n'è una di Heidegger, la parola di Anassimandro, e una di Emanuele Severino, per cui diciamo il bello di questi frammenti dei presocratici è che pur essendo nati in un contesto molto ben preciso della filosofia ionica, della cosmologia, poi però si prestano a una riflessione che va anche molto oltre e che probabilmente dice più della filosofia dell'interprete che non dell'interpretato, diciamo. E credo che questa cosa valga anche per Semerano.